Hello children, good morning. Con questo video vi mando la correzione dei compiti della settimana scorsa. Insieme al video vi manderò anche le fotografie delle pagine del libro corrette, così se avete modo di vedere le fotografie potete correggerlo anche da lì, senza guardare tutto il video, come preferite voi. Iniziamo subito. Correzione dei compiti della settimana 18-22 maggio 2020. Erano gli esercizi riferiti al verbo can, utilizzato però per chiedere cosa sappiamo o cosa non sappiamo fare. Andiamo a vedere subito la prima pagina. Bisognava inserire questi nomi, cat, tiger, run and pose, nell'esercizio numero 1. Io direi, senza leggerlo, potete guardare e controllare se avete fatto bene. Dopodiché controllate anche il numero 2. Ovviamente il numero 3, read and complete, bisognava scrivere il proprio animale favorito, ognuno avrà scritto il proprio. Io personalmente ho scritto così: my favorite wild animal is the tiger. It's got black stripes and big ears. It can jump and run. It can't climb or crawl. Ovviamente questo qui era libero, quindi ognuno avrà completato la cartolina in modo proprio. Andiamo avanti. Pagina 41, page 41, number 2. Read and tick, true or false. Jake can ski very well. False. Number 2. He plays in the school football team. True. His favorite football team is Arsenal. False. Mr. Bright is his father. False. Andiamo a vedere l'esercizio number 3 on page 41. Listen and repeat. Scusate, questo non serve, correggiamo il numero 4. Listen and number. Swim, number 6. Ski, number 3. Play football, number 5. Play basketball, number 8. Play volleyball, number 1. Do judo, number 4. Do gymnastics, number 2. Do athletics, number 7. Come sempre, se io vado veloce, voi potete fermare il video e mandarlo più lentamente. Ok, questa pagina, siccome è più lunga, io consiglio di controllarla da soli. Potete fermare il video, mettere in pausa e controllare le vostre risposte con quelle che ho messo io nel video. Quando avete finito ed avete corretto eventuali errori, potete far ripartire il video e andare nella pagina successiva. Direi anche in questa pagina di osservare le risposte che trovate nel video e correggere da soli eventuali errori. Per farlo vi consiglio di mettere in pausa fino a quando avrete corretto e controllato tutte le risposte. Siamo arrivati ora agli esercizi che si trovano nel nostro workbook. Anche in questo caso direi che ci conviene fare in questa maniera per tutte le pagine che rimangono. Voi mettete in pausa il video, controllate le risposte, correggete dove c'è bisogno di correggere.
Ovviamente nell'esercizio numero 4, come in altri esercizi, ognuno avrà messo le cose che sa o che non sa fare, quindi non può essere uguale al mio. Stesso discorso vale per l'esercizio numero 5 a pagina 20. Le domande erano rivolte a noi, quindi ognuno avrà risposto con quello che sa o non sa fare. Importante in questo esercizio era di rispondere utilizzando le risposte brevi yes, I can, quando sapevamo fare uno sport, oppure no, I can't, quando non sapevamo fare questo sport. Bene, anche l'esercizio 8 era personale. Diciamo che abbiamo corretto più o meno tutto quanto. Per il momento il verbo can lo abbiamo completato e mi sembra anche dagli esercizi che avevate mandato le volte precedenti di averlo chiaro. Per ora vi saluto, see you soon and bye bye.